Allora, Walter Novellino, partiamo dalla partita di ieri dell'Avellino contro la Vibonese. Braille è stato abbastanza duro e in fondo ha ragione, ha detto sbagliamo sempre l'approccio, qualcuno deve imparare a giocare al calcio, non ha capito che non bisogna avere questo atteggiamento, insomma ha puntato un po' il dito contro i giocatori, a volte questa squadra appare un po' presuntuosa. Ma direi che al di là che è stato un po' troppo forte, no? Perché queste sono cose che però conosco, ha ragione, è chiaro che non si aspettava una partita diversa, ecco, una partita tipo quella col Bari, Sì. cattivi, determinati, vogliosi, ognuno rincorreva l'altro, rincorreva per l'altro. È chiaro che anche l'Avellino si deve salvare, una squadra che ha un buon allenatore. È ovvio che il primo tempo non è stato bello, però l'Avellino è al secondo posto, penso che nessuno glielo può togliere, perché c'ha gli uomini per poter affrontare queste ultime partite in una maniera buona, anche se è chiaro che essendo stato duro ieri è giusto che abbia dato una sterzata, perché lui poi in modo particolare la conosce la categoria, perché ha Certo. vinto tanti campionati. È chiaro che deve tenere la squadra su come tensione, fa bene, fa benissimo, però è molto bravo su trovare delle motivazioni, ecco. Tu dicevi all'Avellino non toglierà nessuno il secondo posto, sono d'accordo, però i calcoli dicono che oggi comunque il Catanzaro ha vinto con il Catania 2-0, deve recuperare una partita. Se dovessero arrivare a pari punti l'Avellino e il Catania, scusami, il Catanzaro allo scontro diretto a favore perché ha vinto 3-1 Sì, ha vinto 3-1. all'andata e l'Avellino ha vinto 1-0 lì. Quindi comunque bisogna, no, stare sempre attenti fino alla Ma fine. d'altronde lui ha fatto bene a fare queste dichiarazioni un po' forti, direi, per creare i presupposti per far capire che il secondo posto è fondamentale, ci sono meno Sì. partite da fare e lui la conosce, la categoria, è anche giusto che lui abbia detto perché. Io mi aspettavo che l'Avellino vincesse, però è chiaro che il calcio è questo. Però al di là di questo io ritengo che l'Avellino vista contro il Bari, beh, è una squadra tosta, una squadra con gli uomini da campionato di C Sì. che possa fare un salto di qualità. Ecco. Però è chiaro che non bisogna deconcentrarsi, Ma no, bisogna. ma credo, Titti, scusami, ma Sì. credo chi si deconcentra. Certo. Sanno benissimo che si gioca una fetta importante, una fetta della Serie B, perché arrivare secondo è un conto, arrivare terzo è un altro. Sì. Ma io sono convinto di questo, che è chiaro, ci sta che uno possa fare una partita non a livelli quelli con il Bari, quello che ho visto, però ci sta dopo una gran partita che hanno fatto. Ho visto la squadra che è sul pezzo, si sono abbracciati, la squadra che gioca leggera, poi l'allenatore è un allenatore in gamba che dà motivazione, Piero lo conosco, insomma, è giusto che lui abbia detto questo, però avrebbe fatto bene a dirlo a loro, Non davanti ai microfoni. no, assolutamente. Però, ma è giusto quello che ha fatto, insomma. Certo. Va anche detto che contro l'Ebbonese non c'era Carriero, non c'era Titto, non c'era Tossena, non c'era Silvestri, non c'era Santaniello. Cioè, questa è una squadra che comunque quando perde pedine importanti, ne risente. Ma è normale. Poi mi dici giocatori importanti, giocatori che fanno la differenza. Sì. Ma io sono convinto che l'Avellino possa raggiungere un traguardo importante. Ecco, io dico questo. E questo grazie a un allenatore capace, un allenatore che ha saputo scegliere gli uomini nella maniera giusta. Anche Carriero è l'ultimo Sì. arrivato, un giocatore che l'ho visto con una determinazione, con una cattiveria, un trascinatore, insomma. Sì. E è chiaro che lui pretende in questo momento un calo di tensione, non vuole un calo di tensione, ecco. Certo.
Tra le squadre in chiave playoff del girone dell'Avellino, forse la Juve Stabia è quella che, insieme al Catanzaro, no? Corre abbastanza. Sì, anche se devo dirti la verità, il Bari mi ha molto deluso, pensavo molto meglio come gioco. Beh, è una C che come gioco non Non eccelle, insomma, entusiasmano. non entusiasma molto, però al di là di questo, credo, ecco, sono quelle le squadre, ma toccando ferro, l'Avellino dovrebbe farcela alla grande, insomma, ecco. Tu segui pure un po' il girone B in particolare, di quel girone che mi dici chi bisogna temere, anche se lì gli equilibri tra Beh, primo e secondo sono ancora da definire. da definire, cioè, è ovvio che c'è Perugia, beh, ma Perugia lotta per il primo posto Sì, addirittura. sì. Beh, sono 4-5 squadre, però alla fine bisogna fare attenzione a quelle un po' sotto, delle 3-4, capito? Sì. Però chi arriva secondo gli salta quel turno lì, capito? Certo. Io sono convinto che, beh, non voglio dire tante cose, insomma, però sono convinto Può dire la la vedo sua. quella che mi sembra quella più tosta, più quella che la vedo meglio, insomma, ecco. Ok. Ieri sono rientrati pure due giocatori importanti, Laezza che aveva avuto una lesione al crociato delicatissima a settembre ed Enrico, questo ragazzo del Frosinone di cui si parla un gran bene, che può fare l'esterno, può fare la sottopunta come dici tu. Questi sono giocatori importanti, no? Forse non tanto in queste due giornate, ma poi in chiave playoff quando ci avrai 20 giorni per lavorare, per avere più Bravissimo, soluzioni, no? bravissimo, bravissimo. Soluzione, poi hanno la possibilità di far vedere questo. Però non si può pretendere perché questi rientrano da infortuni Grave, importanti. certo. Allora, però sono giocatori che sono leggeri, possono, non hanno tutto lo stress di tutto il campionato. Allora, in quel caso, psicologicamente, quando l'allenatore, secondo lui, potrà fargli giocare. Sono convinto che una mano la dà perché l'Avellino è una squadra formata con giocatori esperti che Sì. la conoscono. E poi tengo a sottolineare che ecco, Pierino è un allenatore che, come ha detto, come si è sfogato con voi giornalisti, è un allenatore che la categoria la conosce bene perché ne ha vinti di campionati. Ecco. Lui ha portato la squadra in ritiro in queste ultime 2 settimane. L'ha anticipato, la squadra ha giocato di sabato, l'ha portata in ritiro da giovedì. Ieri ha un po' minacciata, ha detto casomai sto ritiro lo anticipiamo. In chiave playoff, ti chiedo, visto che c'è anche l'incognita Covid, sarebbe troppo fare 20 giorni di ritiro? Vanno fatti secondo te per creare anche una bolla per evitare contagi? Ma io credo, ecco, lì però ci sono loro, se dovessero fare questo ritiro prolungato, le condizioni penso che il dottore lo sa come bisogna fare, ma al di là di Sì. questo io credo che bisogna dargli una lezione, ma però non esageriamo, perché Ok. onestamente bisogna dire Ok. che stanno facendo un grande Certo, campionato. no, io ti Nessuno chiedevo, avrebbe mai detto in una cosa pensato che del la genere, certo. No, assolutamente. No, io ti Però chiedevo ecco, se in chiave playoff poteva essere utile per evitare anche problemi col Covid o poi esatto, diventa. stavo arrivando. È chiaro che dipende molto dal dottore, dipende molto dell'organizzazione che loro, però per raggiungere degli obiettivi, dei piccoli, Sacrifici. esatto, esattissimo. Si devono fare. Per chiudere, Walter, in chiave playoff, chi vedi come uomo che può essere determinante? Tu ne hai due che conosci bene, che sono Ciancio e Carrero. Ma anche Maniero, Ma anche perché Maniero. Ha detto Braia, bisogna gestirlo, ha qualche problema fisico. ma beh, questi giocatori che gol fa, e siccome l'Avellino gol non ne prende molto, Sì. vabbè, lasciamo perdere. È una squadra che sono convinto che lui è un giocatore che serve con la sua esperienza, con la sua furbizia in aria. Io penso che sia un giocatore importante, che possa fare la differenza in queste partite di playoff.